E salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Alexander Ritz, ragazzi. Oggi in questo video, intanto sono qua, c'è un cielo grigio da fa paura, però non è un problema. Sta anche un pochino piovendo, però ci tenevo a fare questo video per annunciarvi che questa sera, come ben saprete, per chi è tifoso milanista o che ci sarà la partita Liverpool-Milan e quindi volevo dire appunto questo, la reaction, post reaction diciamo, poi del post partita, comunque considerazioni su quella che secondo me è stata una partita o che uscirà, però uscirà in modo diciamo così messa da parte con le altre reaction, quindi creerò una playlist con scritto Reaction Champions League, perché comunque ora c'è una Champions League, c'è una Serie A e quindi son tutte diverse, se no se le metto tutte insieme magari non si capisce niente, quindi ho deciso di adottare questo sistema. Comunque non è un problema adesso, ora ho deciso di fare così e cercherò di fare il meglio possibile. Le reaction ne registrerò col telefono, ovviamente in 4K. Sto cercando di adottare anche il sistema di utilizzare Vegas Pro. Scusate che devo fare così perché se no mi si bagna il telefono. Vegas Pro, quindi renderizzarli a 60 fps, perché in questo momento le reaction scorse ne ho registrate in 4K, però tutte a 30 frame, quindi comunque, già che era 4K non mi stava male, anzi va benissimo. E quindi niente, ho deciso di fare questo. Qui intanto stanno a fare lavori. Quindi niente, detto questo, io posso dire che è tutto. Adesso devo tornare anche a casa che sta aumentando la pioggia. Non si vede, però ve lo dico io, un cielo grigio così non è da poco. Detto questo è tutto, mi raccomando, lasciate un like. Ah, l'ultima cosa, prima che mi infradicio, che in pratica avete visto ultimamente sto pubblicando dei video così, 4K, alcuni 1080, sto cercando di testare un po'. Il mio sogno sarebbe come di registrare un video 4K a 60 fps, solo che è un po' impossibile, perché comunque io ho uno schermo Full HD del PC 1080p. Per carità, va bene, però ho detto se si può fare di più, facciamolo. Comunque, adesso sto adottando questo sistema. Per adesso registrerò in 4K col telefono, e comunque c'ha 4 fotocamere. Se non registra in 4K ora, non registra più. Adesso vado. Detto questo è tutto, alla prossima. Bella.